Fausto Marchesi dello Sportello Baia del Re, Sportello Salute Baia del Re Gratosoglio. Se puoi in breve spiegarci un po' la situazione della sanità e cosa state facendo voi come Sportello Salute. La situazione della sanità è disastrosa perché negli ultimi 30 anni è stata scientemente distrutta per favorire la sanità privata. Il risultato è che chi ha i soldi va nella sanità privata, chi non ha i soldi si trova di fronte a liste d'attesa infinite. Noi stiamo cercando di far applicare la legge, noi insieme agli utenti maltrattati stiamo cercando di far rispettare la legge che impone al Servizio Sanitario Nazionale di fare le visite e le cure e gli interventi chirurgici entro certi tempi massimi a seconda della gravità, gravità stabilita dai medici che fanno le prescrizioni e che fanno le visite specialistiche che indicano queste cose con molta precisione. Il Servizio Sanitario Nazionale non le rispetta più e quindi sono fuori legge. Noi richiamiamo le leggi che impongono loro di svolgere questo servizio in tempi definiti e per adesso siamo riusciti nel 99% dei casi ad ottenere questo risultato, cioè che visite, esami e cure venissero realizzati nei tempi giusti. Ultimamente questi signori incominciano a tergiversare, a tirare in lungo, a esercitare il muro di gomma e noi ci troveremo costretti a utilizzare metodi sempre più radicali e a chiamare alla mobilitazione sempre di più le persone, perché solo attraverso questa mobilitazione di tutti quanti si può riuscire a modificare le cose, che non dipende tanto dai funzionari o dalle persone che ci ritroviamo di fronte negli uffici in relazione con pubblico, dipende evidentemente dai direttori generali di queste cose e dai politici che li mettono in quel posto e che non gli danno gli strumenti per fare il loro lavoro. Come siete riusciti fino ad ora ad ottenere il rispetto delle regole e quindi gli anticipi sui tempi di attesa enormi? Semplicemente richiamando le leggi, non abbiamo altri strumenti. Quindi scrivendo? Scrivendo delle mail e come ad esempio abbiamo fatto questa mattina, magari quando non abbiamo risposte sollecite, venendo all'URP per verificare che abbiano ricevuto le nostre richieste, per verificare che siano sul pezzo, cioè che stiano facendo qualcosa per vedere di dar seguito alle nostre rivendicazioni. Ma molto spesso, sempre di più, succede che per qualche motivo non ci danno risposte adeguate, quindi dovremo chiedere a tutte le persone di mobilitarsi sempre di più per vedere di sfondare questo muro di gomma e per far applicare la legge. Al limite ricorreremo ai NAS, chiederemo ai carabinieri di far applicare la legge, perché questo è, ma dovremo soprattutto modificare le intenzioni scellerate dei politici che negli ultimi 30 anni, 40 anni hanno volutamente distrutto la sanità pubblica per costringerci ad andare dal privato e a tirare fuori i soldi. Banale. Fausto, due parole veloci su uno, quanti sportelli vi sono Milano e dintorni, come contattarvi e due parole su cosa è successo dopo il Covid, perché le speranze erano molte. Dopo il Covid le cose si sono aggravate perché tutti quelli che sono stati a casa perché non potevano uscire, non potevano curarsi, non potevano fare le visite, si sono ritrovati a dover recuperare le cose che non avevano fatto in precedenza. Quindi le liste di attesa si sono ovviamente allungate. Le strutture pubbliche si sono ulteriormente depauperate, sono state ulteriormente distrutte perché trattano male i medici, trattano male gli infermieri, trattano male le persone appena possono ovviamente se ne vanno, sono umani, non possono mica lavorare 12 ore al giorno per 365 giorni all'anno e quindi appena hanno la possibilità se ne vanno e quindi gli ospedali pubblici, il servizio pubblico è sempre più povero, non riesce a far fronte alle necessità che ha perché per 50 anni l'hanno costruito questa deficienza. Il problema è che si individuino le responsabilità politiche di queste scelte, che hanno ridotto il Servizio Nazionale, che era il migliore del mondo, a una ciofeca. Quanti sportelli vi sono
E come Milano contattarvi? purtroppo ce ne sono solo 4 o 5, in tutta la Lombardia però fino a qualche settimana fa eravamo più di 30, ma stanno nascendo come i funghi. E come contattarvi? C'è una mail e un sito del Lo scriviamo qui sotto. Se lo vedete qui sotto, tanto meglio, perché io la memoria non me lo ricordo. Perfetto. Comunque quella è lo strumento migliore. Grazie. E soprattutto da parte di coloro che vogliono costruire gli sportelli, perché solo costruendo gli sportelli, cioè mettendo insieme le persone maltrattate, che riusciamo a costruire forza sociale per cercare di cambiare le cose.